Siamo sulla strada giusta, siamo sulla strada giusta. Da questo confronto che si avrà in questa giornata, sicuramente di Cerignola si parlerà anche in altri luoghi d'Italia. Si parlerà anche di modelli positivi. Uno dei modelli positivi della nostra città possiede è proprio quello riguardante le politiche sociali. Innanzitutto grazie per l'invito. Credo che veramente vada dato atto e vada fatto un encomio a chi in questo momento difficile cerca di promuovere e di promuovere bene politiche sociali tese al recupero degli ultimi. Le politiche sociali assieme alle politiche culturali sono l'antidoto fondamentale per poter fronteggiare e cercare di sconfiggere fenomeni brutti. Avere momenti di confronto su questi temi può anche essere un'occasione propizia per mutuare buone pratiche. Rino Pezzano, presidente dell'ambito territoriale per i servizi sociali di Cerignola. Tra gli organizzatori di questo convegno, quali sono i progressi che la città di Cerignola ha fatto ultimamente nell'ambito dei servizi sociali? Innanzitutto Cerignola da questo punto di vista ha cercato di adempiere a tutti quelli che sono gli input che ci provengono dalla nostra regione, che io ritengo essere una regione all'avanguardia sul tema delle politiche sociali. Siamo presenti sia sul tema dei minori, sul tema riguarda le persone con disabilità, su quello riguardante l'immigrazione con l'ultimo intervento, l'apertura dello sportello dell'immigrazione intitolato a Stefano Fumarulo. Stiamo procedendo riguardo ad interventi sugli anziani, per esempio da breve cominceranno i lavori per l'avvio di una residenza sanitaria per anziani. La nostra città è un centro diurno per anziani. Abbiamo sul tema dell'immigrazione, dicevo prima, siamo abbastanza presenti con tre progetti SPRAR attivi sul nostro territorio: il centro antiviolenza, la casa della solidarietà. Cerignola è pronta a fare il salto di qualità. Abbiamo una grande rete che parte da tutte le realtà del terzo settore, dalla vicinanza della diocesi. Oggi abbiamo voluto confrontarci con altre realtà, realtà del centro Italia, magari realtà sulla carta anche più evolute di noi, proprio per vedere se sul tema delle politiche sociali Cerignola è in grado di fare quel salto di qualità di cui parlavo prima. Quello che auspichiamo che emerga è che se non si dà la possibilità al cittadino di vivere in una condizione dignitosa, secondo me difficilmente si riesce ad intervenire su quelli che sono gli altri settori che riguardano l'amministrazione. Presenti a questo convegno molti operatori del terzo settore e delle politiche sociali. Molto spesso navigano nel mare del precariato. Che cosa si può fare per stabilizzare queste persone e migliorare i servizi poi automaticamente? Secondo me si parte dai servizi. Sono i servizi precari e automaticamente gli operatori che prestano questi servizi diventano altrettanto precari. Io credo che dalle regioni, dal governo nazionale debbano arrivare degli interventi strutturali rispetto al tema delle politiche sociali. Solo facendo questo, secondo me, si creeranno le condizioni anche per stabilizzare gli operatori. Dottor Cascavilla, presidente dell'ambito di San Marco in Lamis, tra gli organizzatori di questo grande convegno che mette Cerignola al centro di un dibattito tutto italiano, tutto meridionale anche, sulle politiche sociali. Quali sono le priorità su cui bisogna lavorare? Sicuramente snellire le procedure. Credo che la convenzione tra comuni sia uno strumento abbastanza superato, quindi bisogna andare verso i consorzi di gestione, le agende speciali consortili. C'è un'innovazione nella legge di stabilità. Abbiamo sentito quest'oggi la positività di queste esperienze da parte di chi le ha attuate precedentemente. Poi un altro grande tema importante è quello delle risorse umane. Nei servizi sociali, purtroppo, e sociosanitari c'è un turnover di risorse umane impressionante. Il turnover, quindi la non stabilità, crea delle diseconomie. Altro tema importante è quello delle risorse. L'abbiamo anche sentito quest'oggi, ci sono risorse speciali come quelle dei PAC per l'assistenza domiciliare. Il problema è quando queste risorse finiranno, come finanziamo questi servizi. Allora il tema del reperimento delle risorse, dell'innovazione anche finanziaria, è un tema e deve essere un tema centrale, però ancora poco indagato. E l'altro tema importante è l'innovazione nei servizi, innovazione anche dal punto di vista dell'informatizzazione.
innovazione dal punto di vista di capire nuove strade, di coinvolgere il privato soprattutto nella gestione dei servizi e anche nel finanziamento. Quindi sono dei temi, una buona base l'abbiamo attuata da una decina d'anni. Adesso è il momento di fare il salto di qualità e tutti noi ci dobbiamo impegnare. Si è parlato anche di integrazione e collaborazione tra la cultura sanitaria e la cultura sui servizi sociali. Assolutamente sì, l'area dell'integrazione sociosanitaria è un'area che si va via via allargando, perché sono diversi bisogni. Non c'è più il bisogno della ospedalizzazione in gran parte dei casi, c'è un bisogno di strutture di cura intermedie e c'è un bisogno di domiciliarità. Ecco, su questo noi dobbiamo veramente lavorare, perché poi le risorse fatte 100, gestite meglio, non producono 100 ma producono 150. In realtà noi ne gestiamo 100 ma la produzione è 50.